Presidente, anche io interverrò a titolo personale. Ci tenevo però a dire qualcosa su questa mozione. Ringrazio anche io i proponenti e dichiaro innanzitutto che voterò favorevolmente. Siamo davanti, come è stato detto, ad una situazione molto delicata che va avanti da anni, come molti accordi di programma che abbiamo ereditato dal passato, però questo è un momento delicato su cui credo sia opportuno che l'Aula si esprima dando un indirizzo politico, perché l'amministrazione deve comunque prendere una direzione anche in merito all'atto transattivo che è stato proposto dal commissario, che prevede appunto che non si facciano più le opere non ancora iniziate, che si portino a compimento quelle già avviate, che il comune debba dare almeno con quello che ci è stato riferito 14 milioni di euro più o meno alla CAM, perché si trattava di un accordo di programma nato con sistema, diciamo, in cui il valore delle opere andava valutato a consuntivo. Proprio perché il tema è così complesso, abbiamo già fatto anche una commissione trasparenza in cui è venuta anche il direttore Esposito a illustrarci questo lavoro importante che stanno facendo con un tavolo che è in corso, a cui partecipa anche l'avvocatura. Sarebbe anche opportuno, lo dico in dichiarazione di voto, magari affrontare il tema nello specifico anche in una commissione urbanistica. Quindi ripeto il mio voto favorevole. Grazie.